Benvenuti in rubrica notturna, il canale True Crime che parla del lato più oscuro della nostra società. Rubrica notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta, nemmeno per difendersi. Quando si è una madre single che ama i propri figli, ma che da sola deve mantenerseli, spesso alcune decisioni da prendere devono essere drastiche, inaspettate. Ecco allora come indossare un paio di tacchi a spillo può tornare utile. Sigla. L'indagine di oggi si svolge in Colorado, situato nelle montagne rocciose che si trovano negli Stati Uniti. Il nome Colorado significa dallo spagnolo colorato, utilizzato sulle prime per il suo fiume, le cui acque diventano rosse quando è in fase di piena, perché attraversa i terreni delle gole del canyon. La città più popolosa del Colorado è Denver. Qui il clima è arido, con poche precipitazioni. In Colorado si può godere di giornate immerse nel verde. È quasi un obbligo visitare città come Colorado Springs, con le sue montagne, le piste da sci di Aspen, e Denver per i suoi negozi e locali alla moda. La protagonista della storia di oggi si chiama Paige Bergfield. Paige è una donna autentica, gentile, ed è molto legata al concetto di famiglia. Fin da giovane Paige sogna di avere una famiglia tutta sua. Era molto portata per diventare una mamma. Paige frequenterà la scuola per infermieri, ottenendo una borsa di studio presso l'Università della Florida, a Gainesville. Ed è qui che incontrerà Ron Begler. I due si innamorano fin da subito, così inizieranno a frequentarsi fin dal primo periodo di college, passando molto tempo insieme. Quella relazione appaga e rende felici entrambi. Tanto che, una volta terminati gli studi, Paige deciderà di trasferirsi proprio in Colorado. Ed è qui, una volta appunto ottenuto il diploma, che i due andranno a vivere per poi sposarsi. Paige aspettava da tempo di mettere su famiglia e di diventare una madre, perché quello era stato il suo sogno, come dicevamo, fin da giovanissima. Peccato però che per Ron le cose fossero un po' diverse. Ron non si sentiva infatti pronto per diventare padre. Voleva ancora godersi il tempo libero, non avere dei vincoli, magari decidere di uscire con gli amici all'ultimo minuto, o anche addirittura partire per un viaggio, senza nessun preavviso, senza aver organizzato nulla. Cose che ovviamente non avrebbe potuto fare qualora ci fossero stati dei figli a carico. Ecco perché Ron deciderà con fermezza che non può promettere a Paige di crearsi una famiglia. Non riesce Ron a far rientrare quel programma nella sua vita, perché questo lo farebbe sentire davvero troppo legato. Ron però sapeva del desiderio di Paige di volere una famiglia tutta sua, dunque sa che quella scelta la ferirà molto. Ovviamente quella scelta da parte di Ron creerà un divario tra i due. Nonostante tutti gli anni che avevano trascorso insieme, le affinità, la complicità che avevano l'uno con l'altro, pare si dissolverà in un momento, quando Paige farà i conti con questa nuova realtà. Ora sono due adulti, non sono più al college, e si aspettava da Ron un atteggiamento diverso, più maturo, più responsabile, cosa che purtroppo non è avvenuta. Paige non poteva assolutamente prendere in considerazione la possibilità di non avere una famiglia tutta sua, di non diventare una mamma. Ecco perché ad un certo punto, e anche in maniera abbastanza amichevole, i due decideranno di lasciarsi. Nessuno dei due vuole tornare sui propri passi. Ron è convinto del fatto di non voler avere figli e Paige sogna tutta la vita di averne. Dunque, devono per forza separarsi, perché a questo punto comprendono di non essere adatti l'uno per l'altra. Una volta tornata single, Paige deve fare i conti con questa nuova realtà. Ora è da sola e deve riprogrammarsi un'intera vita. Così inizierà a lavorare in uno strip club. Ed è qui che incontrerà una persona che le interessa molto. Lui si chiama Rob Dixon. Paige trova subito una grande affinità con Rob. E nonostante esca da una relazione terminata così bruscamente, non ha remore. E sente che Rob è la persona giusta per lei in quel momento. I due si innamorano fin da subito. In più Rob arriva da una famiglia benestante, da una famiglia ben voluta dalla comunità, tanto che aiuta la comunità stessa con delle importanti donazioni. Insomma,
Quella di Rob è una famiglia davvero per bene. Rob poi ama tantissimo i bambini e desidera, come Paige, avere una famiglia tutta sua. Così, nel 1998, i due decideranno di trasferirsi insieme a Grand Junction, una bellissima area del Colorado, con vicino il deserto. L'abitazione in cui andranno a vivere è davvero carina ed accogliente, situata tutta su di un piano con un bellissimo e spazioso giardino sul davanti. Insomma, quella sarebbe stata davvero la casa perfetta per mettere su famiglia. Ed è così che faranno. Tanto che nel 2001, appena 3 anni il loro matrimonio, Rob e Paige avranno già 3 figli. In quel momento Paige è la donna più felice del mondo, vive in una bellissima casa, ha un marito amorevole e dei figli sempre allegri. Come abbiamo detto, Rob è anche un uomo molto facoltoso e oltre a non far mancare mai niente Paige, ha anche la passione per le auto, tanto che nel loro garage vi sono numerose auto sportive, molto costose. Tuttavia, questa vita che sembra perfetta è destinata a terminare. Sì, perché Rob comincerà ad avere problemi sul lavoro. Pare avesse investito milioni di dollari in un progetto che purtroppo finirà per fallire. Non abbiamo i dettagli di questa attività, ma presto arriverà a perdere tutto, tutti i suoi soldi investiti. I problemi finanziari però creeranno non pochi problemi nell'armonia della famiglia. Tanto che la coppia farà fatica a sostenere tutte le spese per mandare avanti la casa. E in più dovevano ancora pagare il mutuo per la casa. Così anche la loro relazione purtroppo subirà un duro colpo. Le cose non erano così perfette come sembravano all'inizio. I problemi finanziari creeranno non pochi malumori tra Rob e Paige. E anche parecchie discussioni, tanto che un giorno Paige arriverà addirittura a chiamare il 911. Facendo sapere all'operatore, l'altro capo della linea, che ha avuto un brutto litigio con suo marito e che teme di lasciare i suoi figli da soli in sua compagnia, perché pare che Rob abbia minacciato di fare loro del male. Quando la polizia arriverà sul posto, i due diranno di aver risolto i loro problemi. Non stavano più litigando e quindi gli agenti avrebbero potuto andarsene senza rischiare che facessero di nuovo confusione, senza soprattutto sporgere nessuna denuncia. Nessuno dei due a quel punto se la sentiva di mettere in mezzo le autorità. Ma in seguito Rob dirà che non aveva mai minacciato la sua famiglia. Era stata Paige a chiamare il numero di emergenza soltanto per metterlo in cattiva luce, far credere che lui non fosse un buon padre e un buon marito. Passa un anno e arriviamo al 2005, quando Paige tornerà ancora a chiamare il 911. Questa volta dirà all'operatore che il marito l'ha picchiata mentre teneva in braccio il bambino più piccolo. Paige farà sapere che in quel periodo stava svolgendo un'attività a carattere sessuale a pagamento perché la famiglia necessitava di guadagnare dei soldi e pare che fosse proprio questo il motivo che aveva fatto scatenare la rabbia in Rob. Quando poi l'uomo aveva trovato un completo intimo di sua moglie nell'auto, era andato su tutte le furie. Paige farà sapere che non aveva scelta, lei era costretta a fare quel lavoro perché le finanze della casa non andavano più così bene. Rob non guadagnava a sufficienza per mantenere il loro stile di vita e anche per pagare il mutuo della casa. Quindi lei non poteva essere incolpata per quel lavoro. E poi c'erano anche da mantenere tutte quelle auto sportive che Rob teneva in garage. E poi dall'altra parte c'è Rob che comunque afferma di essere consapevole del fatto che la moglie svolga quei lavori sessuali a pagamento e che non avesse mai fatto pesare la situazione. Tuttavia Paige a questo punto sembra davvero pensarla diversamente. Sono un po' confusi i fatti, non si capisce al momento se avesse ragione Paige o Rob, chi dei due stava mentendo. Fatto sta che dopo questa chiamata 911 Rob verrà denunciato per violenza domestica e abuso su minori e arrestato per aggressione di terzo grado. Le autorità a questo punto erano riuscite ad appurare la cosa perché siamo certe che la sola parola della donna non sarebbe stata sufficiente per incriminarlo. Di certo avevano trovato qualcosa fuori posto in casa, forse avevano trovato addirittura dei lividi su Paige stessa. Non si sa il dettaglio, quello che si sa è che Rob sarà comunque accusato. A quel punto all'uomo non resterà che accettare un patteggiamento che gli viene offerto e si dichiarerà così colpevole delle molestie su sua moglie. Sarà semplicemente costretto a seguire dei corsi per la gestione della rabbia, ordinati ovviamente dal tribunale.
Nonostante questo, ad un certo punto le accuse saranno ritirate nei confronti di Rob e ancora oggi Rob afferma che quel giorno non aveva alzato le mani su Paige. Ma perché Paige continua a chiamare il numero di emergenza e a segnalare Rob come una persona pericolosa, come un marito e un padre violento? Andiamo avanti e cerchiamo di capirlo. Secondo l'avvocato difensore dell'uomo, Paige si stava comportando in quel modo semplicemente per cercare di mettere Rob in cattiva luce ed essere avvantaggiata nel caso fossero arrivati in tribunale con una separazione e avrebbe richiesto ovviamente in quel caso la custodia dei figli. Probabilmente, siccome sappiamo quanto Paige desiderasse avere una famiglia tutta sua, stava già facendo in modo che in caso di divorzio l'uomo non avrebbe potuto in alcun modo vantare dei diritti in esclusiva sui propri figli. Anche perché Paige era consapevole che durante un'istanza di divorzio le autorità avrebbero indagato e scoperto molto probabilmente la sua attività da escort e non voleva rischiare di perdere i suoi figli proprio per questo. Ma arriviamo al punto in cui Rob purtroppo è costretto a dichiarare bancarotta per i troppi debiti e siccome Grand Junction è una cittadina molto piccola dove tutti conoscono tutti, la notizia si spargerà in fretta, tanto che Rob purtroppo si rovinerà la sua reputazione. Quella bancarotta aveva cambiato in maniera definitiva il modo in cui l'uomo era visto dalla comunità. Era arrivato in città come l'uomo d'affari di successo, il manager di successo, e invece ora era rimasto senza soldi. Pensate, Rob era anche conosciuto per avere donato diverse attrezzature e mezzi per i soccorritori, ma purtroppo tutti quegli oggetti, tutte quelle cose che aveva donato erano stati requisiti perché dovevano ancora essere finiti di pagare. E di certo questo non era un bel gesto nei confronti della comunità. Tutto in poco tempo, insomma, è cambiato per la famiglia di Paige. E anche tra Rob e Paige la relazione non è più la stessa, tanto che nel 2006 i due arriveranno a divorziare. E per Paige sarà un duro colpo, perché a quel punto deve davvero fare i conti con la realtà dei fatti. Deve ammettere che la famiglia che tanto aveva sognato perfetta, perfetta non lo era per niente. Ora Paige è da sola e deve fare i conti nel mantenere la famiglia. Rob si è trasferito nella costa occidentale e ora deve occuparsi lei di tutto. Così a un certo punto Paige decide che deve tirarsi su le maniche della camicia. Non può permettersi di non essere forte e coraggiosa come era sempre stata. Ha 3 bambini di cui prendersi cura e così deciderà di avviare un'altra attività. Sì, deciderà di istituire dei corsi di ballo. Dunque Paige avrebbe dato lezioni a tutta la città, a chi avesse avuto desiderio di iniziare a ballare, di imparare a ballare. E poi alla fine dell'anno avrebbe anche organizzato un recital e creato lei stessa anche i costumi per mettere in scena lo spettacolo. Paige adorava i bambini e quell'attività sembrava fatta su misura per lei. Passava delle intere ore in teatro a seguire i bambini, mentre imparavano le loro battute, imparavano a muoversi, a fare i balletti che dovevano mettere su in scena. Paige non perdeva mai la pazienza, infatti tutti l'adoravano, tutti i bambini le erano molto affezionati. Per lei era davvero un divertimento, non era soltanto un lavoro che le dava da mangiare. E poi aveva deciso a questo punto di aprire un'altra azienda. L'azienda per la quale lavorerà si chiama Pampered Chef ed è costituita sul multilevel marketing, un business conosciuto anche come piramidale, per farvi un esempio come può essere la vendita di Tupperware o dei prodotti Avon. Questo tipo di attività di marketing si può fare anche da casa, ecco perché Paige l'aveva affiancata a quello dell'insegnamento del ballo, perché questa gli dava la possibilità di poter lavorare da casa e allo stesso tempo stare insieme ai suoi bambini e prendersene cura. Per cercare poi ad arrivare ad un buon pubblico, perché sappiamo che questo lavoro funziona appunto con delle conoscenze, Paige inizierà a organizzare delle cene a casa propria per vendere i prodotti che pubblicizzava. Paige era così ben voluta e ammirata da tutti che davvero quelle cene le portavano davvero delle buone vendite. Lei faceva le cose volentieri, non si sentiva obbligata e non metteva su una cena soltanto per vendere un prodotto. Lo faceva perché amava stare in compagnia, amava anche cucinare per gli altri e in più con questo avrebbe avuto anche l'occasione di guadagnare dei soldi extra. Pensate, a questo punto Paige diventerà una delle migliori venditrici della sua azienda, tanto che alla fine otterrà anche un viaggio gratuito ai Caraibi per lei e per i suoi 3 figli. Ma la donna non si fermerà a queste attività.
si metterà a vendere anche quelle imbracature che servono alle mamme per aiutarsi ad allattare i propri figli. Insomma, Paige è una donna che ama fare ed è anche molto organizzata. Nulla togliendo alla sua famiglia. Lei mandava avanti tutte le sue attività, senza mai trascurare la sua famiglia. Paige non si è mai arresa neanche davanti alle difficoltà e la sua tenacia e la sua voglia di fare la porteranno addirittura ad essere una madre single di successo, capace non solo di mantenere tutta la famiglia e di farsi ben volere, ma ad avere anche un certo tenore di vita. Vi mostrerà alla comunità che già la conosceva di potersela cavare da sola. Non aveva bisogno di Rob per vivere bene e per mantenere i suoi figli. Tuttavia, le cose inizieranno a cambiare il 22 giugno del 2007. È un venerdì e Paige è a casa di un'amica. Si trova in piscina dove si sta svolgendo una bellissima festa. Quando però ad un certo punto dirà all'amica che è preoccupata per la sua sicurezza. L'amica sulle prime ignorerà questa affermazione da parte di Paige. Pensa che la donna sia preoccupata perché è da poco tempo che vive da sola, che non ha più un uomo in casa, e la conforterà dicendo che comunque Rob vive lontano e che non ha alcun motivo per prendersela con lei o di farle qualche ritorsione. Insomma, non c'era pericolo che Rob le potesse dare fastidio. E poi non stava facendo del male proprio nessuno, manteneva i suoi figli e non chiedeva niente. Anche l'amica la rassicurerà del fatto che non deve preoccuparsi, non deve sentirsi in pericolo. Su un forum dedicato a tutti i consulenti dell'attività di marketing che stava portando avanti Paige, la donna creerà una vera e propria community per scambiarsi opinioni su un determinato prodotto, le ultime novità sul mercato, le strategie per vendere al meglio, per consigliarsi insomma gli uni con gli altri. Quando ad un certo punto però la donna inizierà a condividere non solo fatti di lavoro, ma anche fatti personali con tutti gli altri consulenti dell'azienda, e anche lì scriverà quanto fosse preoccupata che il suo ex marito potesse farle del male fino ad arrivare ad ucciderla. Ma perché Paige è così preoccupata di Rob? Sembra a questo punto che il suo timore non sia motivato. 4 giorni dopo, il 26 giugno, Paige uscirà con una ventina di consulenti. Questi incontri avvenivano abbastanza spesso, perché le riunioni erano un modo per condividere le esperienze con gli altri venditori, scambiarsi opinioni e comunque mantenere vivo l'entusiasmo riguardo al proprio lavoro. Il ritrovo del gruppo quella sera era organizzato all'Ale House Bar e, durante quella cena, i colleghi faranno sapere che Paige si era comportata in modo strano, non era del suo solito umore. Arriva un po' taciturna, triste. Così l'amica, la stessa che aveva organizzato anche la festa in piscina, si renderà conto che forse la cosa era un po' più seria. I timori di Paige forse erano più che fondati per continuare a vedere l'amica così scossa. Il 28 giugno Paige chiamerà un'altra amica di nome Andrea. E in seguito la donna farà sapere che Paige in quell'occasione era sembrata più tranquilla, più serena. Forse allora le cose si stavano sistemando? Quel giorno poi Paige pareva entusiasta nell'aver organizzato un incontro con Ron, il suo primo marito. Ve lo ricordate? Quello che non desiderava avere figli e con il quale aveva trascorso tutto il periodo del college. Per questo incontro Paige appare davvero entusiasta. Ha una bella sensazione, tanto da arrivare a chiedersi se lei non sia fatta per stare con Ron. Loro due forse erano due anime gemelle ed erano destinati a stare insieme. Quel giorno Paige incontrerà dunque Ron a metà strada tra Grand Junction e Denver. Il luogo è Eagle, Colorado, ad appena circa 2 ore da casa di Paige. I due avevano organizzato un picnic lungo il fiume, così tanto per trascorrere qualche ora insieme e parlare dei vecchi tempi. I due passeranno a quanto pare davvero una bella giornata, godendo della compagnia reciproca. In fondo non si erano lasciati male, erano stati consenzienti quando avevano deciso di interrompere quella loro relazione, quel loro matrimonio. Poi, finita la giornata, si lasceranno. Ognuno si dirigerà a casa propria. Chiamerà mentre sulla strada di ritorno Paige per sapere se lei era già arrivata a casa. La donna gli dirà che le manca ancora un po', ma che appena sarà arrivata a casa glielo farà sapere. Purtroppo quella chiamata Ron non la riceverà mai da parte di Paige. Insomma, non gli farà mai sapere di essere arrivata a casa. E sapete perché? Perché Paige a casa, purtroppo, quel giorno non ci arriverà mai. Ma che cosa è successo, Paige? Andiamo avanti e cerchiamo di capirlo. La mattina dopo Ron continua a chiamare Paige. Forse il giorno prima era troppo stanca, forse non aveva voglia più di rispondere al telefono, forse il cellulare era rimasto senza batteria.
Nonostante questo, l'uomo continuerà a chiamarla per tutto il giorno, ma sul suo telefono entrerà sempre la segreteria telefonica. Ron così porterà pazienza ancora per tutta quell'intera giornata e finalmente sabato, siccome non ha ottenuto nessuna risposta, chiamerà il telefono di casa e a rispondere a questo punto lì sarà uno dei bambini di Paige. Il bambino ha 8 anni, non sappiamo il nome dei piccoli, e farà sapere a Ron che la mamma non è tornata a casa dal giorno precedente. Vi state chiedendo ora se questi bambini fossero rimasti da soli per tutto quel tempo? Per fortuna possiamo rispondervi di no, perché i piccoli erano comunque in compagnia della loro tata, che li aveva badati costantemente. Nonostante questo, la tata non aveva fatto sapere a nessuno del mancato ritorno di Paige a casa. Comunque sia, sarà proprio a questo punto che Ron deciderà finalmente di chiamare la polizia per avvertire di quel mancato ritorno a casa da parte di Paige. Sarà Ron, che vi ricordiamo è il primo marito di Paige, che farà sapere alla polizia che la donna lavora in uno strip club. Cosa pensate che neanche i familiari della donna sapevano? Pare che Paige non l'avesse detto nessuno quel suo piccolo segreto, d'altronde lo faceva per poter mantenere la famiglia. E pensate, aveva anche ottenuto un buon successo Paige con quel lavoro. Era conosciuta da molti in quell'ambiente. Questa era un'informazione che l'uomo non poteva tacere, perché se volevano trovare Paige dovevano essere a conoscenza di quella che era la sua vera vita. Ma che cosa era successo Paige quel giorno per non farla rientrare a casa? Dopo il picnic di quel giorno, Paige aveva fatto sapere a Ron che avrebbe dovuto incontrare qualche cliente. Allora la donna forse dopo il picnic aveva avuto un incontro con un cliente e qualcosa era andato storto? È necessario davvero comprendere a questo punto che cosa sia successo a Paige dal ritorno da quel picnic insieme a Ron. La polizia verrà a sapere che Paige aveva una pagina online in cui pubblicizzava la sua attività come escort e si faceva chiamare Sherry. Gli incontri potevano avvenire sia a casa dei clienti oppure in uno spazio apposito che la donna aveva affittato esclusivamente per quel lavoro. Il proprietario di questa stanza, che sarà interrogato dalle forze dell'ordine di quel posto, sapeva che Paige in quella stanza si occupava di agopuntura. Insomma, la donna cercava di tenere nascosta questa sua attività. Forse temeva che le cose avrebbero potuto creare dei problemi con il suo lavoro, con i bambini, o semplicemente aveva scelto di dividere le sue attività senza che l'una potesse interferire con le altre. Ovviamente durante le indagini verrà controllato anche il cellulare di Paige e tutte le sue attività, che stava comunque portando avanti con grande impegno, a partire da quella del ballo, dove insegnava ai bambini a imparare a muoversi su un palco per poi arrivare ad uno spettacolo vero e proprio, alla promozione dei prodotti di marketing fino a quella dell'attività di escort. Saranno interrogati anche gli ultimi clienti di Paige, quelli che aveva visto ovviamente nelle ultime ore. E ci sarà poi anche l'amica, quella dalla piscina, ve la ricordate? Che farà sapere alle autorità che in quel periodo Paige era davvero molto preoccupata e che aveva espresso il suo timore nei confronti dell'ex marito, Rob, il secondo marito di Paige, il padre dei suoi figli. Quando la polizia lo contatterà, lui in quel momento viveva in Pennsylvania e alla notizia della scomparsa della sua ex moglie resterà davvero scosso e preoccupato. Così si dirigerà immediatamente in Colorado per stare insieme ai propri figli. Non può pensarli da soli a casa con una tata che lui probabilmente neanche conosceva. La polizia controllerà a questo punto tutti i movimenti dell'uomo prima della scomparsa di Paige. E ovviamente appureranno che Rob non si trovasse in città al momento della scomparsa della sua ex moglie. Insomma, le indagini arriveranno addirittura ad escludere totalmente qualunque tipo di implicazione da parte di Rob nei confronti della sparizione della moglie, della ex moglie. Insomma, tutti e due gli uomini sembrano non essere coinvolti. Ve lo ricordiamo perché hanno dei nomi piuttosto simili. Quindi, il giorno del picnic, Paige si era incontrata con Ron, il suo primo marito, quello che non aveva voluto figli, mentre ora stiamo parlando del secondo, con cui ha avuto i 3 bambini, ma entrambi risultano non coinvolti. Ovviamente la famiglia di Paige è sconvolta dalla sua mancanza.
non si capacita di che cosa possa essere successo. Forse Paige era stanca della vita che stava conducendo, era troppo stressata per tutte le attività che stava portando avanti e ad un certo punto aveva deciso di andarsene, di mollare tutto, di lasciare i suoi figli? Ovviamente la famiglia escluderà nella maniera più totale quell'ipotesi. Perché Paige amava troppo i suoi figli, amava troppo la sua famiglia e non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Sicuramente qualcosa le aveva impedito di tornare a casa, dai propri figli. A questo punto la casa di Paige sarà perquisita dalla polizia. Volevano sapere se al suo interno vi era qualche traccia, qualche indizio che potesse indirizzarli verso ciò che le era successo. Ma purtroppo non si troverà nulla. Nulla che potesse far capire dove fosse finita Paige, o far comprendere anche solo un motivo che l'avesse spinta volontariamente ad allontanarsi da casa. Ma a questo punto alle autorità è chiaro che Paige non si sia allontanata volontariamente, perché in casa non mancava niente, non c'era nulla fuori posto, i suoi oggetti personali erano tutti lì, i suoi vestiti, non mancava proprio nulla, se non quello che aveva addosso il giorno della sua scomparsa. La ricerca continuerà anche il giorno dopo, che è una domenica. La polizia arriverà anche a far volare degli elicotteri sulla zona, in modo che dall'alto possa essere visibile, almeno rintracciare la sua auto, perché comunque Paige si era allontanata in auto. Forse la donna aveva avuto un incidente, forse era uscita per strada e non era stata in grado di chiamare i soccorsi. Arriviamo al 1 luglio, intorno alle 9 del mattino, quando arriverà una chiamata da parte di qualcuno che afferma di aver notato un'auto in fiamme. Quando la polizia la controllerà, si renderà conto che qualcuno ha volutamente incendiato quell'auto e l'auto in questione è proprio quella di Paige. Ora è chiaro, non ci sono più dubbi che Paige non si sia allontanata volontariamente da casa e che qualcuno le avesse impedito di far ritorno dai suoi figli. Il lato del guidatore è completamente distrutto, ovviamente dalle fiamme. È un dettaglio che noterà la polizia e che il sedile del guidatore è tirato molto indietro. Questo voleva dire soltanto una cosa, che una persona piuttosto alta l'avesse guidata. Il 14 luglio verrà effettuata una ricerca massiccia in tutta Grand Junction e a questa ricerca parteciperanno addirittura 150 volontari. Perché, ve lo ricordiamo, si è trovata l'auto di Paige, ma il corpo della donna ancora no. I volontari parteciperanno in molti perché sono in molti a conoscere Paige e Paige è una donna che si è sempre fatta ben volere da tutti. Dunque tutti davvero si sentono coinvolti da quella scomparsa e sono anche dispiaciuti del fatto che questi tre bambini sono rimasti senza la loro madre. La comunità tutta vuole sapere che fine abbia fatto Paige e vuole anche sapere se ognuno deve temere per la propria incolumità, se forse c'è un criminale che gira a piede libero per le loro strade. Però tuttavia a questo punto la polizia si rende conto che devono cercare un corpo, perché ormai nessuno si aspetta di trovare più Paige viva. A circa 15 miglia da dove è stata trovata l'auto, saranno poi rinvenuti degli oggetti che appartenevano a Paige, ovvero le sue carte di credito e la sua agenda. Ma perché erano stati trovati in quella zona e soprattutto così lontano da casa della donna? E perché vicino al fiume? Ecco allora che gli investigatori penseranno proprio che qualcuno abbia tolto di mezzo Paige e abbia occultato il suo cadavere gettandolo nel fiume. Purtroppo però passeranno ancora settimane senza che si abbiano notizie a riguardo, senza che venga trovata alcuna traccia del corpo di Paige. Ovviamente i bambini aspettano ancora la propria madre a casa e non capiscono perché non abbia fatto ritorno. La polizia ad un certo punto deciderà di portare dei cani all'interno dell'auto bruciata di Paige per vedere se almeno loro avrebbero fiutato qualcosa che potesse aiutarli. I cani molecolari, rilevare, che sono quelli in grado di rilevare la presenza di un cadavere e di capire all'interno di un veicolo se un corpo senza vita è stato trasportato o meno, i cani ad un certo punto segnaleranno alle forze dell'ordine un negozio di camper che si trova proprio dall'altra parte della strada rispetto al punto in cui l'auto di Paige era stata trovata. Qui vi è un uomo di nome Lester Jones, un meccanico del negozio che lavorava presso quel negozio tutto il giorno. Pare che l'uomo, Lester, conoscesse Paige e che addirittura in più di un'occasione avrebbe richiesto i suoi servizi. Tuttavia Paige si era sempre rifiutata di accontentarlo. Non voleva intrattenere alcun tipo di rapporto con quell'uomo perché, a detta di chi la conosceva, Lester gli dava cattive sensazioni e arriverà anche a farlo sapere addirittura nel suo forum.
il luogo nel quale aveva deciso di confidarsi con i colleghi del marketing. Non sappiamo perché, ma Lester veniva descritto da Page come un uomo disgustoso. Quando la polizia controllerà ovviamente Lester John, scoprirà che l'uomo aveva la fedina penale sporca ed era stato infatti accusato di violenza domestica nei confronti della sua ex moglie. In un'occasione pare addirittura che avesse cercato di spararle, fortunatamente senza riuscire a colpirla. Ma per questo si era fatto qualche anno di galera. Così perquisiranno anche la casa di Lester dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione e la polizia troverà alcuni oggetti interessanti, note scritte a mano su diverse escort della zona e appunti sul loro lavoro. Insomma, pare proprio che Lester studiasse l'attività delle escort del paese, forse perché voleva conoscere meglio e sapere quale donna facesse più al caso suo, o forse la sua era una pura ossessione nei confronti delle escort, non lo sappiamo. Fatto sta che tra questi appunti e varie notazioni gli investigatori troveranno anche delle pillole di Viagra. Ovviamente crediamo che tutti voi sappiate quale sia l'utilizzo di queste pastiglie, ma andiamo avanti. Ovviamente queste prove però non saranno sufficienti per accusare Lester di aver fatto del male a Page. C'è anche da considerare, oltretutto, che il corpo di Page non è stato trovato. Dunque gli indizi non sono sufficienti per accusarlo. La famiglia di Page è devastata dalla scomparsa della propria figlia e il fratello di Page deciderà di prendersi cura dei suoi nipoti con sua moglie, proprio come avrebbe fatto suo padre. E insieme a sua moglie avevano cercato di rendere il momento meno difficile a quei tre bambini. Così almeno i piccoli sarebbero stati in un ambiente familiare, conoscevano lo zio e la zia e forse avrebbero sopportato meglio quella mancanza, sempre meglio che essere mandati in qualche istituto. Durante le indagini la polizia troverà un filmato di Lester Jones mentre compra un telefono in un negozio del Walmart. Con questo cellulare l'uomo aveva fatto ben 5 telefonate sul cellulare di Page. Ecco perché Lester Johnson diventerà uno dei maggiori sospettati nel caso della sparizione della donna. Purtroppo però le prove non saranno sufficienti per incriminarlo, perché ricordiamoci che il corpo di Page non è stato trovato e delle semplici telefonate ad una escort non potevano renderlo un uomo malvagio, un assassino. E quindi forse una vera e propria implicazione da parte dell'uomo nella scomparsa della donna non vi era neanche. Ecco perché passeranno anni prima che si riuscirà ad andare avanti con il caso. Infatti arriviamo al 2012, quando finalmente il corpo di Page verrà ritrovato per caso da un escursionista nella contea del Delta, ben 5 anni dopo la scomparsa di Page. Anni in cui purtroppo la famiglia ha sempre sperato in ogni momento che la donna potesse fare ritorno a casa viva. E per una volta l'identificazione del corpo di Page avverrà attraverso le impronte dentali. Ovviamente dopo 5 anni i resti della donna erano solo scheletrici. Page molto probabilmente era stata picchiata, perché lo potranno appurare dalla sua mascella che era fratturata in più punti. E poi sarà trovato anche del nastro adesivo intorno al suo corpo, segno che molto probabilmente Page era stata rapita. Ecco perché perquisirà le 2 auto di Lester Jones, l'uomo che lavorava nel negozio di camper dove era stata ritrovata l'auto bruciata della donna. L'uomo che aveva chiamato sul suo cellulare Page poco prima che la donna sparisse. Quando dopo la perquisizione la polizia farà sapere a Lester che può andare a riprendere le sue auto alla centrale, proprio durante la telefonata dell'agente, Lester si comporterà in maniera del tutto sconclusionata. Sì, forse Lester in quel momento era ubriaco o aveva assunto una qualche sostanza. Fatto sta che in quel momento chiederà alla polizia se gli hanno chiesto dove fosse il corpo. L'agente ovviamente rimarrà interdetto. Non aveva posto quella domanda a Lester. La telefonata era stata fatta solo per comunicare all'uomo che dopo la perquisizione poteva andare in centrale e prendersi le sue 2 auto. Di cosa stava parlando Lester? Perché parlava di un corpo? Comunque, questo comportamento ovviamente farà insospettire le forze dell'ordine. Così, nel novembre del 2014, ben 7 anni dopo, pensate, la scomparsa di Page, Lester sarà accusato di rapimento e di omicidio di Page. Quando le forze dell'ordine si presenteranno a casa sua, l'uomo non sembrava per nulla sorpreso.
Pare che il senso di colpa fosse diventato così pesante da non riuscire più a sopportare quel silenzio, da non riuscire più a tacere. E quindi ora l'uomo sembrava addirittura sollevato di essere stato preso, scoperto dalla polizia. Anche perché la polizia non aveva sufficienti prove per incriminarlo, se non fosse stato lui stesso a mettere in mezzo la questione del corpo e del fatto che se gli avessero chiesto o meno di aver trovato un corpo. Probabilmente Lester ne sarebbe venuto fuori senza problemi, non sarebbe stato incolpato di nulla, proprio perché le prove erano troppo scarse, erano solo indiziarie. La cauzione, pensate, sarà fissata per ben 2 milioni di dollari, una cifra che praticamente per l'uomo era impossibile da pagare. Così trascorrerà il tempo fino al processo in carcere. D'altronde quella cifra così alta era stata fatta proprio per quel motivo, proprio perché il giudice voleva assicurarsi che l'uomo non potesse uscire. La famiglia di Page ora può finalmente tirare un sospiro e sapere che cosa era successo alla propria figlia. Finalmente qualcuno avrebbe pagato per quella perdita. Così, nel luglio del 2006, Lester sarà processato per omicidio di primo grado. Le uniche prove che avevano contro l'uomo, ovviamente, erano quelle chiamate fatte a Page da quel cellulare che era stato visto aver acquistato al Walmart. E in più il fatto che Page avesse lasciato scritto su quel forum del marketing che aveva rifiutato le avance dell'uomo perché non gli piaceva. Non gli dava delle buone sensazioni, insomma. Tuttavia, vi ricordiamo che le prove contro Lester non erano così schiaccianti, nonostante la sua confessione. Ecco perché la giuria non arriverà a un voto unanime durante la deliberazione. Per questo motivo si dovrà ripetere l'intero processo. Si arriva così a dicembre del 2006, quando finalmente il processo terminerà con una giuria che dichiarerà Lester Jones colpevole per l'omicidio di Page. L'uomo sarà così rinchiuso senza possibilità di condizionale. Insomma, praticamente dovrà passare il resto della sua vita in prigione. Lester proprio non aveva sopportato quel rifiuto da parte di Page. Sapeva che quello di fare la escort era il suo lavoro e quindi quel rifiuto proprio non lo accettava. Probabilmente era questo che era successo il giorno al rientro di quel picnic. Lui aveva di nuovo chiesto i suoi servizi alla donna e lei nuovamente, come aveva sempre fatto prima, aveva rifiutato. Solo che Lester quel giorno probabilmente aveva bevuto, probabilmente aveva perso la pazienza, aveva posto fine alla vita di Page. Alla fine i figli di Page si trasferiranno a vivere con il padre sulla costa orientale e vivono ancora con lui, almeno fino al 2020. Anche nel caso di oggi, il rifiuto non accettato da parte di un uomo ha portato via per sempre l'amore di una madre ai suoi figli. Page, è vero, faceva un lavoro potenzialmente pericoloso, appunto come quello della escort, ma non per questo meritava una tale fine. È una madre amorevole, è una persona così ben voluta da tutti, così solare, così piena di energia. La sua perdita aveva davvero rattristato un'intera comunità, tutti coloro che la conoscevano. Purtroppo Page ha avuto la sfortuna di incontrare la persona sbagliata sul proprio cammino. Fateci sapere cosa pensate di questo caso e se lo conoscevate già. Grazie di cuore per averci dedicato il vostro tempo anche oggi. E grazie come sempre di commentarci sotto ogni nostro video con tutto l'affetto e la simpatia che ci dimostrate. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Anche Nico vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo video. Devi dire, alla prossima indagine! Ciao ciao amichetti. Ragazzi, che dire, vi ringraziamo di averci ascoltate fino alla fine. Vi ringraziamo se vi siete iscritti a Rubrica Notturna, ma anche se non lo avete fatto. Seguiteci, ascoltateci, condivideteci, iscrivetevi a questo bellissimo canale. Le Crimeber chiudono davvero. E sempre vi ricordano, occhio alle stranezze.